Sta buono, dormi. Il mio oggetto preferito. Ho portato questo libro perché è molto bello e originale. Steven, ora vieni. Te lo restituisco subito. Scordatelo, sai quanto vale? Quasi $100. Ehi, Luke, dai, solo un'occhiatina. Il mio oggetto preferito è questo trofeo. Andiamo. L'ho vinto quando sono arrivato terzo nella gara di nuoto di 25 metri. Scommettiamo $1 che indovino che cos'è. Lo tengo nella mia stanza e la prossima estate, quando andrò al corso di nuoto, ne vincerò un altro ancora più grande. Grazie, questo è tutto. Warren, ora tocca a te. Oh, certo. Vengo subito. Sono felice di dirvi che il mio oggetto preferito è la mia scatola con tutto l'occorrente per il disegno. È una scatola da veri professionisti. Mark. Come quelle che usano gli architetti. Ci sono i regoli, Mark, i goniometri e tutto quello che serve per fare i progetti. In questo compasso, se si inserisce una punta di matita e si fa ruotare, si ottiene un cerchio. In questo tutte e due le punte sono di metallo e si usa per misurare. Grazie, Warren. Ma non ho finito. Oh, lo so che non hai finito, ma non abbiamo molto tempo oggi, scusa. Ora tocca a te, Luke, ma sbrigati. Devi fare presto se vuoi descrivere il tuo oggetto preferito ai tuoi compagni. Quell'affare. È una tromba. È un corno da caccia. Oh no, non lo è, una vecchia tromba dell'esercito. Tromba o corno, se la suoni diventeremo tutti sordi. La sai suonare? Mi arrangio. Dai, attacca Napoleone. Allora ragazzi, buon Natale a tutti. Ora potete anche andare. Ci vediamo il prossimo anno. Solo che non ho ancora un esercito. Possiamo metterla su noi e fare la guerra durante le vacanze. Sarebbe la prima guerra con un solo esercito. Oh, se ci mettiamo tutti insieme possiamo formare due eserciti. Sì, che ne dite? D'accordo. Ehi! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ehi ragazzi, venite a prendermi! Un fortino, dobbiamo attaccarlo! Yeah! Niente prigionieri! Questo lo chiami un fortino? No! Lasciate in pace quel bambino, per favore. Andatevene subito. E tu, Martin, smettila di piangere. Non sei un neonato. Stavamo solo scherzando, signora Maxwell. Vedi, Martin, il tuo fortino è tornato come nuovo. L'hai va bene? Messo male. Oh, scusa. Piccolo moccioso. Oh. Yuhu! Mamma! Guarda, Mark, sono arrivati i tuoi nuovi vicini. Ehi, ci fai fare un giro sulla tua splendida cabriolet? Comprati un triciclo. Ehi, faresti meglio a stare attento a quello che dici. Lui è un generale. Oh, devo ammettere che è molto coraggioso se si mette con i più piccoli. Luke, hai trovato pane per i tuoi denti.
Allora, questa guerra, siete favorevoli o no? A che serve se non c'è niente da vincere? Stabiliamo un premio. Che premio? Come si usa fare in guerra? Se contribuiamo tutti potremmo fare una cesta premio. Ehi, questa sì che è un'ottima idea. Allora? Che ne pensate? Per favore, vi prego, facciamo la guerra. Va bene, dove ci vediamo? Al fienile, come al solito, alle 2 in punto. Per me va bene. Ci vediamo là. Non dimenticate i premi. Sta tranquillo. Alle 2? Sì, alle 2 in punto. D'accordo. Alle 2 in punto, ma non per noi. Senza nessun preavviso, le forze ribelli hanno sferrato il loro attacco. Ti piace la tua macchina? Cammina, sai, guarda. Che buon odore. Mezzi sono state notevoli da ambo. Clio, Clio, lascia in pace Bob. Vuoi toglierti di lì? No, Clio, questo è troppo. Mark, bisogna fare qualcosa. Questo cane è impossibile. Si intrufola dappertutto, non mi ubbidisce. Non lo farà più, mamma. Te lo prometto. Mark, sto arrivando. Ci vediamo. Ciao, Bobby. Vieni, Clio. Andiamo, già. State indietro, fate largo. Ci scommetto un dollaro che è tutto ghiacciato. Ma che dici? È ben protetto. Attento alle dita. Bene, tira su. Questo affare pesa. Piano adesso. Fate attenzione. Il sacco è ancora qui. Ehi, Luke, è ancora lì. Non è per niente ghiacciato, te l'avevo detto. Indietro. È esattamente come l'abbiamo lasciato. Ma certo, e allora perché avremmo scelto questo posto come nascondiglio segreto? Ha ragione, stupido. Ah, fate attenzione. No, quella è la mia. La mia si è rotta. Io sono arrivato per primo, Ehi, la mia è in ottimo stato. Ok, ora avvicinatevi. È arrivato il momento di decidere le regole della guerra. Prendilo. Bravo. Così. Ci sei quasi. Mangialo, dai, non perderlo. Perfetto, tieni. Ce n'è un altro. Bravo. Ora basta, però. Sono buoni, vero? Ne ha parlato così tanto che ne avevo piene le scatole. Davvero? Anch'io sono stato al campeggio una volta, è stato divertente. Sai che cosa ho combinato? Vieni. Presi un rotolo di carta igienica. Sai, dormivamo nei letti a castello e mio fratello aveva il letto già. Così una notte non posso essere diventato... Non potevo muovere un dito. Ehi, è già arrivato qualcuno. A quanto pare sono già arrivati tutti. Le regole che hai dettato mi sembrano nuove. Ehi, c'è Clio. Ciao, Clio, vieni qui. Ehi, come mai sei arrivato così tardi? Sei tu che sei arrivato in anticipo. Forse il mio orologio va male. Non fare l'innocente, l'hai fatto apposta. Suppongo che hai già deciso tutto. Luke ha dettato le regole, dovrà leggerle di nuovo. Sì. Ehi, dovete ascoltare anche le mie idee. Come mai non l'avete fatto? Stai attento, Quattr'occhi, stai molto attento. Prima regola di guerra. Ci divideremo in 2 eserciti che dovranno restare nemici per tutto il tempo. Qualsiasi soldato di un esercito sorpreso a parlare con il nemico è un traditore. Stai scherzando. Sono permessi soltanto insulti personali. Non ti sembra di esagerare? No. Si usa anche nell'hockey, nessuno può parlare con gli avversari, lo scrivono nei contratti dei professionisti. Seconda regola. Le ostilità cominceranno alle 2 di oggi pomeriggio e termineranno all'apertura della scuola. Ehi, la guerra è più importante della scuola. Dico sul serio. Terza regola. Le ostilità termineranno con il buio e riprenderanno con il sole ogni mattina. E la pausa per il pranzo. Fate silenzio. Quarta regola di guerra. Le ostilità non devono mettere in pericolo nessun civile. Quindi la città è esclusa. Possiamo invadere i campi? Sta zitto, Johnny. Fammi finire. Mi interrompe sempre. Quinta regola di guerra. La guerra sarà combattuta con scudi, spade di legno e palle di neve. Sesta regola di guerra. Tutti devono portare un contributo da mettere nella cesta dei premi. L'esercito che conquista la vittoria avrà come premio la cesta. Se continuate a metterci dentro panini, pua, io non voglio vincere. Giusto, fra 2 settimane potrebbero uccidere qualcuno. Se non le volete, li mangerò io. Ehi, ragazzi, perché non costruiamo dei castelli di neve? Io disegno i progetti. Ho dei grandi fortini, con torri altissime e ponti levatoi. Stiamo preparando tutto... una guerra, Quattr'occhi, non una festa di carnevale. Avete portato qualcosa da mettere nella cesta? Sì, io l'ho portata. Sì, ecco. Sì, anch'io.
Luke è il capo e dobbiamo fare quello che dice lui. Allora, Mark ed io scegliamo i soldati. Quanto è prepotente. Forza, cominciamo. No, devono scegliere loro. Bel tiro, occhio di falco. Noi sicuramente avremo più uomini. I migliori. E lui non ne avrà abbastanza per formare un esercito. Sarebbe molto meglio se scegliessimo noi i soldati. Se qualcuno non vuole combattere con te, non puoi obbligarlo. Va bene, allora chi vuole stare con me si avvicini. Tu chi scegli? Andiamo con Mark. No, io no. Ma lui è più forte secondo di Mark. Me allora chi scegli? Allora, perché non l'avete scelto voi? Che fai? Allora... Così non posso più parlare con mio fratello. Sì, proprio così. Neanche a casa? No. Mi dispiace, la mia famiglia è più importante. Ehi, magnifico. Perché non ti fai venire un'idea brillante? Noi siamo di più, attaccheremo per primi. Ehi, abbiamo dimenticato una cosa importante. Supponiamo che nessuno di noi voglia arrendersi. Oh, sì. Allora facciamo così. Accontentiamo quattro occhi, facciamogli fare il fortino e noi l'attaccheremo. L'esercito che occupa il forte l'ultimo giorno di vacanza vince. Il fienile è il nostro quartier generale. Ehi, questo non puoi farlo, lo sai che il fienile è di tutti. Mi dispiace, siamo arrivati prima noi. Allora se la metti così, non accettiamo ordini da te, scordatelo. Ehi, aspettate, non potete ritirarvi. Buon divertimento, ragazzi. Siete arrabbiati perché i ragazzi hanno scelto di stare con me. Non ci si ritira prima della battaglia. Non è giusto. Avete tre secondi per lasciare il nostro quartier generale. Sì, ce ne andiamo, ma non perché lo dici tu. Fate pure, ma vi costringerò a giocare. Noi non vogliamo giocare. Sì, che giocherete. È l'ultima volta che ho a che fare con quell'idiota. Costruiremo il fortino sulla cima di quella collina. Va bene, ragazzi, ora basta. Hanno capito chi è il più forte. Non ti muovere, Clio. Alza la zampa. Ora quest'altro. Brava. Sta ferma. Devi imparare a comportarti bene se vuoi restare in questa casa. Lo so, tu pensi che adesso ti trascuriamo perché c'è un altro bambino. Ma questo non significa che devi comportarti anche tu come un bambino. Per attirare l'attenzione. Ciao. Ciao. Come si chiama? Clio. E quanti anni ha? 9 lo scorso autunno. Io mi chiamo Sophie. Io mi chiamo Mark. Cos'è quello? È una mia invenzione. Vuoi provare? Le ho fatto un altro guinzaglio con la corda, ma le stringevo un po' troppo, sai, lei è molto sensibile. Andiamo, Mark! Cammina dritta! Guarda, Mark! Ho finito quei progetti. Dopo, ora ho da fare. Potresti dare un'occhiata? Fammi vedere. Che cos'è? Sono i progetti per il fortino. Che ci fai qui? Voglio costruire il fortino con voi. Vai a giocare con i bambini della tua... Ma ti prego. Ti ho detto di andartene. Sembra molto complicato. No, non lo è. Ora ti spiego. Guarda, Mark. È un'opera d'arte. Mark, vieni, guarda. Ci vorrà solo un minuto. Sono sicuro che non avete mai visto prima d'ora un fortino come questo. L'hai fatto tutto da solo. Certo. Io sono molto bravo. Mark! Oh, no, sono ancora loro. Non volete ancora giocare, vero? Non si deve parlare con i nemici, ricordi? Allora sarà questa a parlare. Ehi, Clio! 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 Clio, fermati! Clio! Me la pagherai, Luke, te lo giuro! Lo sapevo che sarebbe andata così. Luke non si arrende mai. Sei soltanto un povero imbecille, Luke, lo sai! Tu e quella tua banda di stupidi! Vuole solo farci combattere. E perché non lo fate? Loro sono in 7 e noi siamo in 3. È per questo che ci serve un fortino. Scusa, volevo colpire Mark. No, quei gemelli sono insopportabili. Ma questo è il mio giaccone nuovo! Guarda che ha combinato!
Ma sei diventata matta? Coraggio, avete paura di una ragazzina. Attacchiamo, forza! Restate qui, chiamo mia sorella. Tempo, è andata a chiamare sua sorella! Esercito generale. Siamo in guerra. È vietato colpire i civili. Corrono troppo forte per me. Mark, il nostro esercito ha bisogno di donne. Quello piccolo era perfetto, ma quello grande era bucato, così ho dovuto aggiustarlo. La guerra è cominciata. Costruiremo qui. Volete sapere il perché? Venite qui, ve lo faccio vedere. Guardate laggiù. Ma quello è il fienile. Così possiamo tenerli d'occhio. Guardate, hanno già mandato una spia. Non preoccupatevi, non è nell'esercito di Luke, è Nico il solitario. Lui va in giro sempre da solo. Ciao, costruite un castello? Non un castello, un fortino. Dove te ne vai, Nick? In nessun posto. Bella giornata, vero? Mi piace l'inverno. Ciao, Clio. Come stai? La neve qui è compatta. Possiamo tagliarla in blocchi. State preparando la guerra? Fortino qualunque, ragazzi, noi costruiremo una superstar, un classico. Sarà grande come una casa, così non potranno scalarlo e saranno terrorizzati soltanto a guardarlo. Ci metteremo anche delle torri e un ponte levatoio, tante porte, tante finestre e tutti i tipi di decorazioni e tante bandiere e tutti i tipi di passaggi segreti. E ci metteremo anche una grande sala da pranzo. Tutto quello che vi viene in mente ce lo metteremo. Ci sarà di tutto meno una piscina. Sarà proprio come un vero castello del Medioevo. Sarà un capolavoro. Aspettate e vedrete. L'ho vista qui ieri sera e anche l'altro giorno. Pensi che dovremmo farla prigioniera? Sarebbe magnifico, purtroppo è già buio. Stupide regole. Che ne dici se la prendessimo di sorpresa? Eccola, sta arrivando. Te l'avevo detto.
Devo fare qualcosa. Sì, riaccompagnami a casa. Hai già pensato a un piano? Sì. Non dire niente di questo, ok? Ok. Fa freddo, papà, per favore. Prenderà la polmonite. Va bene, d'accordo. Falla entrare. Clio, Clio. Ma comportati bene. Vieni, piccola. Spero che tu abbia fatto i tuoi bisogni. Mi hai spaventata. Scusa, non volevo spaventarti. Sei una brava sciatrice, lo sai. Sofì! Vieni, c'è un bel film di guerra. Cosa ci fa lui qui? E non farti più trovare qui a spiarmi, hai capito? $1 che sono lì. Allora andiamo. Stanno arrivando. Noi siamo pronti. Giù, Sofì! Guardate che tiro! Ah! Io sto dalla tua parte, stupido! Adesso ci ritiriamo, idiota. Tutto bene, Luke? Ti sei fatto male, Luke? Me l'avevo detto che non vuole. Non riderete tanto quando ritorneremo. Già. La pagherete cara. Ci scommetto $1 che la prossima volta vi batteremo. Addio, grazie della visita. Che male, mi hanno colpito sull'orecchio. Non è giusto. Ce la pagherete molto cara. In guerra è permesso tutto, piantatelo. Anche se siamo in guerra non è giusto far male alla gente. Ma è andata bene oggi. Ti poteva andar peggio. Perché sei qui? Non l'indovini? Io non ho tempo per gli indovinelli. Sei venuto per vedere il fortino? Sei già entrato? No, non ancora.
Che cosa guardi? La tua tromba. Ci dormi insieme? Praticamente. Cos'è, un regalo? Era di mio nonno. Mi prendeva sempre sulle sue ginocchia e cercava di insegnarmi a suonarla. Adesso devo andare. Va bene. Ciao. Qui hai un filo che pende. E i tuoi guanti sono bucati. Nel mio cortile avevo quasi una tonnellata di cartone, ma è piovuto. Vuoi smetterla di seguirmi? Anche io voglio fare la guerra. Vai a casa, tu sei troppo piccolo. Vai, ti ho detto. Ragazzi, mi dai i nervi. Mi segue dappertutto. Dove ero rimasto? Ah sì, è piovuto e tutto il cartone si è bagnato. Ci ho messo 3 giorni per ripulire tutto. Tanto lavoro per niente. Poi mi è venuta un'idea. Avrei potuto costruire un modellino del castello. Ci sarebbe stato meno lavoro e potevo fare i progetti complicati quanto volevo. E potevo persino fare dei soldatini di carta per gli astelli. Battaglia è tutto bello. Grosso mucchio di carta pesce. Ti ho incominciato dalle mani. Ehi, guarda chi sta andando in chiesa. Luke li sta seguendo. Forse hanno organizzato un'imboscata. Ehi! Luke! Dobbiamo fare qualcosa, andiamo. Va bene, allora quando abbasso le mani così, significa che dovete fermarvi. D'accordo? Il coro era troppo alto. Allora, proviamo da qui. Perché sei venuto? L'ho soltanto piegata e incastrata. E ho fatto un tanto. Beh, possiamo interrompere la guerra per un paio di giorni e fare una tregua. Ti sei accorto che il tuo esercito ha bisogno di addestramento? È Natale, stupido. Tutte le vere guerre si fermano a Natale, ma tu non sai proprio niente. Va bene, non c'è bisogno che ti arrabbi. No, che stupido. Sei venuto solo per questo? Mi puoi prestare i tuoi sci? Io ho usato il giallo limone per i capelli e il carmino per le labbra. Perché non vieni a casa mia qualche volta? Grazie, mi piacerebbe. Devo parlare prima con gli altri. Fermi tutti, nessuno si muova! Lo sapevo che era una trappola! Che ci fate voi qui? Siamo venuti a salvarti. State calmi, non sparate. Se lo volete potete riprendervelo. Sapevo che erano lì dentro, così ho riunito l'esercito. Pensavo fosse un'imboscata. Sei soltanto un idiota, io stavo spiando il nemico. Ah, posso parlare anche io con loro per spiarli? Solo io ho il diritto di spiare in questo esercito. Ehi, al più presto attaccheremo! Sì, sì! Pensa di prenderci di sorpresa. (Ride)
Ancora in guerra, ragazzi? Falso allarme, soldati. È solo Nick il solitario. Ehi, aspettateci, per favore! Hai detto che non saresti venuto, poi vieni con tua sorella. Svegliati, George. Come hai fatto a riconoscerci? Un'altra donna, gli eserciti sono davvero cambiati. Farò quello che fate voi. Gli ho detto che poteva venire se voleva. Non avresti dovuto. Tutto deve essere deciso insieme al tuo generale. Allora, vuoi unirti a noi? Ti faremo entrare se riesci a tirare una palla di neve su quell'abete. Fin lassù. Scommetto che nessuno di voi sa tirarla così lontano. Guarda un po'. No, aspetta. Io ce la faccio al primo tiro, guarda. Dai, togliti di mezzo. Fammi posto. Ehi, forza. È più lontano di quello che sembra, guarda. Dai, avanti. Fermi, smettetela di sprecare munizioni. Fate solo un sacco di baccano. Va bene allora, se proprio vuoi. Che cosa ne facciamo di Nicky? Potrebbe essere una fantastica guida. Potrebbe mandarci segnali. Manda il tuo segnale, Nicky. Ehi, niente male. Ma, bravo. Sì, ma io non voglio fare la guerra. Che stupido. Lasciala. Ora ricordatevi che dovete fare silenzio. Nicky, è una missione segreta. Colando tutta. Gregory, tappa il buco con un po' di neve. Non ce ne mettere troppo. Va bene. Tieni la fila. Sbrigatevi, stanno arrivando. Mani. Guarda che cosa hai combinato, tu e le tue brillanti idee. Sì, però abbiamo vinto. Te l'avevo detto che ce ne mettevi troppo. Sei cattiva come Luke, non ascolti nessuno. Eravate voi che dovevate stare più attenti. Divertente. Non credo sia facile toglierla. Che cosa non si toglie? No. Oh, no. No. Va meglio? Forse, dipende dal punto di vista. Io credo che dovresti continuare a strofinare. Non si deve usare la vernice per combattere. Il mio giaccone nuovo è tutto rovinato. E hai ancora sulla fronte, McKenna. Lo so, lo so. Hai delle macchie sulla schiena. Non perdere tempo, non c'è più benzina nel serbatoio. Allora, ragazzi, chi vuole essere il primo? Noi, noi. Eccoci qui. Allora, chi vuole essere il primo? Sei sorda, noi. Oh. Questa macchia non va via. Tieni, prova con questo. Dovrebbe essere una regola, niente vernice. Così dovrebbe essere, lo so. Purtroppo non lo è. Dovevamo essere più preparati. Esatto. Potrei fare arruolare le mie amiche. Vedremo. Scommetto che sono state quelle stupide sorelle ad avere questa idea. Sono pazze. Luke, se lo dicessi ai miei genitori, potrebbero telefonare loro, così domani le metterebbero in punizione. Povero piccolo. Hai un problema e corri subito a casa da mamma e papà. Beh, fa pure se non sei abbastanza grande da badare a te stesso. Fai come ti pare.
Ehi, hai una gomma, ancora il sapore della benzina in bocca. Puoi prendere questa anche se è un po' usata. Jeremy, torno fra un paio di minuti. Va meglio adesso? Penso di sì. Non ti muovere. Anche se va via, continueremo a puzzare di benzina. Oh, ora è peggio di prima. Fammi vedere. Ma no, è meglio. Ma sei cieco, è orribile. Ma dai, va benissimo. Chi li capisce è bravo. Ora sta buona, Clio. Tu non dovresti stare qui. E lo sai. È vero? Grossa morbidona. Oh, no. Stai a cuccia, perché non voglio altri problemi, hai capito? Ancora non si toglie. Stupide ragazzine. Bobby. Perché continui a buttarli in terra, eh? Per vedere il tuo povero vecchio papà che li raccoglie, eh? Cioè... Lo so, non mi prendi in tiro. Ora tienilo ancora per me, eh? Fa leggere il giornale a papà, va bene? Oh no, non posso crederci, Clio! Lucy! Va tutto bene, mamma, so quanto ce ne vuoi. Tornerà come nuovo, vedrai. Lo spero, sei tu che devi metterlo, tesoro mio. Va tutto bene, vero? Già. Avresti dovuto vedere, mamma, la battaglia è durata solo pochi minuti, sono scappati tutti di corsa. Luke era furioso. Luke non imparerà mai, ci provocherà ancora. Imparerà, vedrai. Guardandovi sembra che siate state sconfitte. Sono soltanto degli stupidi. Se gli dai un'idea dicono va bene, facciamolo, ma se qualcosa va storto, bang, ti cancellano dalla lista e sei di nuovo una ragazzina. Chissà, forse dovresti parlargliene. Non cambierebbe niente. Farebbero finta di non conoscermi. Comunque io non ho bisogno di loro. Il morale delle truppe è a terra, ma non ci arrenderemo. Nota importante. Niente più missioni segrete sulla strada del ritorno. Per quanto riguarda lei, niente più trattamenti speciali. Se è la guerra che vuole, allora lei avrà la guerra. Vuoi darmi una mano? Senti, Warren, adesso basta. È il miglior fortino che esista. Ma vorrei migliorare ancora la torre. Ti va della cioccolata calda? Certo, grazie. Sta arrivando qualcuno. Ciao. Devi credermi, non è la fine del mondo vivere in una casetta per cani. Avrai anche un bel tappetino nuovo. È un bel tappeto, Clio, perciò sorridi, eh. Non ce l'abbiamo neanche noi. Sei un cane fortunato, lo sai? Una casa nuova con un bel tappetino. Complimenti, che lusso. È proprio di cattivo umore. Non posso biasimarla, lo sa che è per lei. Ma continua a fare pipì dappertutto. Disubbidisce anche a me. È a causa di Bobby. Fin da quando è nato lei pensa che noi non le vogliamo più bene. Ma com'è possibile non volerti bene, stupida? Lucy! Che fai?
vieni? Aspetta un attimo, sai, Clio è depressa! Io ho quasi finito e tu non hai neppure cominciato! Le finirò dopo quelle finestre, te lo prometto! Se non lo finisci tu il tuo lavoro, lo finirò io! Usa il mio colore! No, no! Se lo faccio io, lo scelgo io il colore! Lei e Clio dovrebbero stare insieme, sono tutte e due infelici! Ma tu non ricatteresti mai tua sorella come fa Sophie, vero? Non mi devi provocare, mi hai capito? Un po' nervosetta, eh? Ah, fra 10 minuti dimenticherà tutto. Vero, Clio? Non è così, Clio? Clio! Tienila d'occhio, potrebbe avere un esaurimento nervoso. Voi del fortino, se ci tenete alla vostra pelle, arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi! Ehi, che bel megafono! Grazie di mio zio. Ridammelo. Squadra 2! Squadra 1! Pronti! Fuoco a volontà! Che cosa ho detto? Fuoco a volontà significa che possiamo lanciare. Ma perché non ho detto potete lanciare? Chiamo agli altri, va bene. Di Lucy! Mi senti, Lucy? Lucy! Pronto! Pronto! Correte, ci stanno attaccando! Pronto! Ma... questa riccia trasmittente non fa niente! Mi è costata una fortuna! Sei tu che fai quello strano rumore? Sei tu, vero? Come in TV, non è divertente! Va bene, saremo lì fra 10 minuti. Fate presto! Ehi, ragazzi, hanno anche una scala. Si vede proprio tutto con questo coso. Dammela! Sistemate la scala! Quadra 2 e 3, attaccate di fianco! Bene, generale! La scala è sistemata! Di fianco, di fianco! Ma il fianco di chi? All'assalto dei bastioni! Ma vuoi parlare, bene? Non dovete avere pietà! Continua a salire! Io non voglio salire per primo, fatemi scendere! Così ucciderete qualcuno! Va bene, ma fai presto! Reggi forte, Jeremy, vado su io! Sono dei pazzi, vernice sui vestiti, blocchi di ghiaccio in testa, io non ci sto! Dobbiamo filarci, credi? Andiamo! Quando è troppo, è troppo! Luke! Luke, sono scappati! Davvero? Oh, hanno tagliato la corda! Dove sono? Sono scappati con lo slittino. Presto! Proprio un imbecille! Sono scappati! Nessuna pietà! Ehi, voi due, la guerra è finita! È tutto finito! Vi avevo promesso una sorpresa in caso di vittoria, vero? È vero, esatto! Non ne hanno il diritto. Quello è il nostro fortino. Scommetto che romperanno tutto. Branco di mascalzoni! Spero che si sciolga stanotte. Mi state spezzando il cuore! Siete stati davvero in gamba, uomini. Perché? Noi no. Uomini e donne, va bene. Ma se c'erano solo quei due? Non importa, noi eravamo ben organizzati. Magari ci fossero stati tutti. George, Andrew, date un'occhiata in giro. Perché? Per un eventuale contrattacco. Oh. Non si può mai sapere. Che dici, Luke?
Contrattaccheranno sul fianco sinistro. Prestami il binocolo. Ma stacci attento. Attenzione, Jeremy. Sì. Attenzione, Jeremy. Jeremy, vieni a vedere. Guarda, Johnny, hanno trasformato una tromba in una spada. Ah, sì? Fammi vedere. Ehi, guardate, il fuoco è acceso. Se qualcuno vuole scaldarsi. Che bello questo fortino. Sì. Posso guardare? Bisogna mettere. Hanno messo su un fortino con tutte le comodità. Eh sì. Ehi, guardate qui. Hanno lasciato anche delle patatine e una tavoletta di cioccolato. Mm. Guarda, Andy. Dove? Laggiù. Oh, sì. Non scappare, amico. La guerra è finita. Guardate, una scatola di zuppa di pollo. Qui ci sono anche i piatti. Nicky, ne vuoi un po'? Sì, grazie. Solo se sarai dai nostri. Allora scordatelo. Sei furbo, amico, lo sai. Luke, quegli stupidi hanno finito i biscotti. La fine dei biscotti non è la fine del mondo. Potevano lasciarne un po'. Smettila di fare il bambinone. Siamo tutti bambinoni per te. Guardate se arriva qualcuno piuttosto. Sì, signor generale, subito. Stanno arrivando Sofia e sua sorella. Dov'è Mark? È a casa, sta finendo la cuccia per Clio. Stai scherzando? Noi siamo più importanti di Clio. No, perché Clio sta attraversando un periodo difficile. Guardate, hanno tolto la nostra bandiera e l'hanno sostituita con un vecchio straccio. Sì, ed è tutta colpa tua. Ma io non c'ero, non puoi incolparmi. Avresti dovuto esserci. Oh no, devo restare a casa oggi. Bel guaio ci hai combinato. Questo non è giusto. E smettila di dare tutta la colpa a me. Almeno il tunnel segreto ha funzionato alla perfezione. Oh no, ho lasciato il mio walkie-talkie nel fortino. Basta, io ne ho piene le tasche e ne ho fin qui di questa storia. Puoi andartene anche tu, resterò io a spiare. E non ti illudere di poterci dare degli ordini, va bene? Andiamo, Lucy. Andiamo a casa, Sofia, è quasi ora di cena. Perché Gregory è così arrabbiato con te? Non preoccuparti, è solo un po' nervoso. E allora? Anche tu sei sempre nervosa con me, ma io non piango. Comunque, non davanti a te. Beh, possiamo andare! Manca ancora un'ora prima che faccia buio. Noi ce ne andiamo! Va bene. Torno verso casa, dopo la battaglia. Du, 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 dare a dire dun, dun. Mentre il nemico abbiamo sconfitto. Du, 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 dare a dire dun, dun. Questa brutta guerra presto finirà. Thank you.
un imbecille! Andiamo, uomini, presto! Sono stufo di stare in questo esercito. Anch'io. Lui non fa altro che rimproverarci. Sì, e quando arriveremo a casa ci sgrideranno perché arriviamo tardi. Eccola là, la vedo! Andiamo! Sbrigatevi, è quasi arrivata sulla strada! Presto! Dov'è? Non chiederla a me, l'ho persa di vista. La pagherai cara per questo, Sophie, vedrai! Andiamocene, uomini! Maledizione, se non fossi scivolata l'avrei presa. Dovevi guardare dove mettevi i piedi. Non ne ho avuto il tempo, sono passato vicino a quest'albero e boom! Aspettami! Se la neve non fosse tanto alta, l'avrei catturata facilmente. Ma così è più difficile. Vieni qui, McKenzie. Faccio vedere dove sono caduto. Così ho afferrato la sua torcia e sono riuscita a scappare. Ho rischiato di cadere nelle mani della seconda squadra, stavo per morire. E che cosa hai fatto? Ho cercato di salvarli, ragazzi, ma li avevo alle cose. È incredibile, hai preso la loro bandiera. Sei stata grande. Non la pensavate così prima. Dimentica tutto, va bene? Ti sei riscattata. Ammettetelo, le donne sono più brave. Non esageriamo adesso, Lucy. Allora, volete sentire il mio piano? Mark? Non preoccuparti, Clio si riprenderà, vedrai. Non mangio da due giorni, comincio a preoccuparmi. Forse si sente un po' sola. Portiamola con noi. Sì. Adesso non posso. Se qualcuno le si avvicina, ringhia. Non è più la stessa. Chissà, forse sta invecchiando. E quando uno invecchia sta male. Oh no! Ritorna subito a casa. Credo che vi stiano spiando. Se non te ne vai subito a casa, passerai dei guai. Con lui intorno è come avere una seconda ombra. Oh, c'era davvero una spia. Che cosa vuoi? Mi ha mandato Luke. Ah, non ci posso credere, sei venuto senza tuo fratello. È rimasto di guardia, mica siamo scemi. Che vuole Luke? Sono venuto a dirvi che l'altro sci e le racchette sono nel fortino. Se li volete, dovete conquistarli in battaglia. Digli che per noi va bene. Sì. Senti, ti prego, ridammi la mia torcia. Mi dispiace, ma le batterie non sono ancora scariche. Per favore. Togliti dai piedi, sparisci! Dai, raggiungilo, Danny, puoi farcela. Corri, così. Signore e signori, state vedendo in azione un campione del mondo, Danny Marshall, e il suo sorprendente trattore. Accelera, Danny, ti stanno raggiungendo. Signore e signori, il trattore sta volando su questa pista. Guardate, Danny, sta cambiando la battaglia. Io che ci ha nominato guardiani del fienile. Ciao, Danny Marshall di Victoriaville. La guerra è finita, vero? È appena cominciata. Non dovete toccare il megafono, Luke non vuole. Tieni, porta questa bandiera a Luke. Ehi! Perché? Digli di sbrigarsi se vuole rivedere il suo quartier generale. Andiamo, Danny. E mentre loro vengono qui, noi andiamo al fortino passando per il sentiero, così nessuno ci vede. Mi sembra magnifico. Nel frattempo noi ripuliamo questo posto. Sì, è un'ottima idea. L'ho trovato lassù, su quella collina. Non camminava più, così io l'ho portato a casa, gli ho messo una stecca e l'ho tenuto chiuso nel capannone per un mese. Poi l'ho liberato. Da allora l'ho rivisto due volte, ma ora non vuole più tornare da me. Dovevo immaginarlo. Wow, che cos'è, Nick? Una trappola. Che serve? Per catturare la volpe che vive qui. Sai chi ce l'ha messa? Qualche assassino, a cui piace uccidere. Oh, sta attento. Ehi, aspetta, mi è venuta un'idea. No,
quello mettilo lì. Lo so, lo so. Prova. Senti, sono capace. Mettetelo giù. Ehi, hey, sembra il mio megafono. È di mio zio. Ascoltate. Qualcuno mi aiuti. Un piede di Nick si è incastrato in una trappola per volpi. Una trappola per orsi, così è più grave. Volevo dire una trappola per orsi, così è più grave. Ehi, avete sentito? E si è fatto male! Ehi, di che sono morto. Così non verranno ad aiutarti. Almeno di che sto morendo. Mm. E che sono svenuto e sono tutto blu. Sta diventando tutto blu e svenuto e io ho tanta paura. Non male. Che ne dici di dire... Sta perdendo moltissimo sangue. Così, bravo. Di che devono portare delle bende. Sono svenuto, idiota, non posso parlare. Questo ovviamente me l'ha detto prima di venire. Questo manda a monte il nostro piano. Sono sicuro che sta facendo finta. Meglio controllare. Commetto un dollaro che Nick fa finta. È meglio andare tutti. Nel fortino tu rimarrai qui a fare la guardia. Ah, Luke. Io sono sicuro che ho una trappola, me lo sento. Sta diventando sempre più blu. Ma questi sono veramente amici tuoi, Nick. Tu prova ancora, d'accordo? Oh, che peccato, comincia a nevicare. Dai, prova un'altra volta. Oh. Ve lo ripeto per l'ultima volta, se volete salvare Nick, mettiti giù. Chi è quel piccoletto? È il cugino di Nick. Ciao, Danny Marshall di Victoriaville. Nick sta facendo finta. No, è ferito. Ho paura che possa morire. Dovrete scordarvi la vostra guerra e venire tutti ad aiutarlo. Io l'ho visto parlare. No, no, le sue labbra si muovono da sole per il freddo. Non sta fingendo. Ve lo giuro sul mio onore. Andate prima voi, noi vi seguiremo. Va bene. State attenti, ragazzi, sono sicuro che è una trappola. Accidenti, non si muove davvero. Sarebbe meglio chiamare un dottore. Salve, che è successo? Come mai? Si è svegliato? È un miracolo, forse c'è ancora speranza. I tuoi amici sono venuti ad aiutarti, Nick. Ragazzi, non mi piace questa storia. Nicky! Nicky, spero che tu lo stia fingendo! Fai attenzione, non fartela sfuggire dalle mani. Ok, adesso mettiamola giù. Che facciamo ora? Sì, Nick sta fingendo. Sta fingendo, è uno scherzo. Oh, che dolore! Riesce a camminare? Andiamo a prendere una lettiga. Fa finta. È uno scherzo. Sta solo giocando. Sta fingendo. Giuro sul mio onore che è la verità. Sta fingendo. Fino a mano quando lo tocco. Fingendo. Togliamogli lo stivale. No, fa troppo freddo. Il piede gli si gonfierà. Sì, come un pallone. Dobbiamo portarlo al villaggio. Prima vediamo se ha il piede rotto. Giocare a pronto soccorso è più divertente della guerra. Che ne dite di pensare anche alla povera trappola? Bello scherzo, sei molto bravo. Che ci fai tu qui? Beh, non mi vedevo tornare. Nicky, il tuo piede è grave. Sorprendente. Non è mai stato meglio. Domani è l'ultimo giorno di vacanze e ancora non c'è stata una vera battaglia. Dici così perché le hai perse tutte, Luke. Ma il fortino ormai è nostro. Credo sia giusto dire che siamo pari. Va bene. La prossima battaglia deciderà tutto. Andiamo, ragazzi. Ehi, allora noi vi ridiamo il fortino. Lo avremmo riconquistato comunque. Sì, certo, certo. Andiamo, lascia perdere. Vi consiglio di prepararvi per domani. Sì, che paura! Sì, noi siamo fuori! Tremate! Siamo più forti! Se domani non conquistiamo il fortino, loro si prenderanno il premio. Saranno. Sei sicuro? Ci scommetto un dollaro. Non è ancora finita la guerra, vero?
Ecco, guarda. Clio, devi mangiare qualcosa, sai. Io devo andare a combattere. Sono già in ritardo. Vorrei portarti con me, ma non posso perché purtroppo tu ringhi sempre, piccola. Ma appena posso tornerò a casa. Ciao, Clio. Sono laggiù, guardate. Dolci per loro, perché non li ha comprati anche per noi? Noi stiamo combattendo per la gloria. Io preferirei combatterla per i dolci. Non sei un granché come soldato. Che cosa ci fa dalla loro parte? Togliti di lì! No!
di questa! Forza, avvicinati! Vieni con me. Quell'altra scala!
Mettiamola fuori! Presto, aiutatemi! Resisti, Clio! Arriviamo! Aiutatemi! Clio! Clio! Ora ti liberiamo, piccola! Clio! 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 Impossibile. Il terreno è troppo duro. Allora seppelliamola nel fienile. Stai scherzando? Non c'è posto. No, non sto scherzando. Sta zitto, va bene? Aspettate. Conservalo per quando avrai un altro cane. Non voglio un altro cane, rivoglio la mia Clio. La guerra è finita, finalmente. Dopotutto non è stata una brutta vacanza. Troppo corta per me. Ho già ideato un progetto per una casa a tre piani che possiamo costruire quest'estate. Dove stai andando, Gregory? Vado a prendere la mia roba nel fortino. Vuoi venire, Mark? Vi raggiungo subito. Vuoi venire anche tu? Sì, vengo. Sono venuta per ringraziarti. Per che cosa? Per Clio. Hai letto il mio diario? Vero? No, non ancora.
Lascialo stare. Ora mi sento meglio. Già, ne sono sicura. Non costruiremo mai più fortini. L'amour vient de guerre, le cœur en bandoulière. Il faisait froid au loin là-bas. L'amour vient de guerre, la tête de travers, mais le cœur à l'endroit. Faisons la paix si tu veux. Aucun des deux n'a perdu au jeu. L'amour a pris son temps à travers les monts de janvier, à réchauffer l'hiver. Thank you.